Fra le tante criticità della città di Battipaglia vi è il sottopasso, quello che dovrebbe essere il biglietto da visita della città, un luogo di collegamento fra la stazione ferroviaria, con tutte le problematiche del caso che ben conosciamo, e il resto appunto dell'abitato. Tante le problematiche che si registrano, dalla poca pulizia anche a causa ovviamente dell'inciviltà delle persone, ma anche altro che adesso andremo a vedere. In una giornata di pioggia come quella odierna sono ben visibili anche le infiltrazioni, ne vediamo proprio una qui davanti, ma altre ce ne sono lungo il percorso del sottopassaggio. A ciò si aggiunge anche un'altra criticità, un altro elemento che viene subito alla vista, ovvero la poca luce in questo luogo. Adesso è giorno, è mattina, c'è piena luce, però qui sotto ovviamente no. Perché? Perché l'illuminazione non c'è praticamente, è inesistente, vediamo alcuni fari praticamente assenti, e nel caso presenti sono spenti anche nelle ore notturne. Tante le segnalazioni che arrivano da parte dei cittadini per l'incuria che si vive in questo sottopasso, e nelle ore serali, nelle ore notturne anche la pericolosità per chi la attraversa, e tanti cittadini evitano proprio di attraversare il sottopasso onde evitare per l'appunto i pericoli.